Buongiorno, qui dal quartier generale di MedStore. Continuiamo a raccontarvi questo percorso tra MedStore e musicultura. In questa ultima giornata di musicultura noi abbiamo proseguito le nostre interviste, i nostri incontri e abbiamo avuto ieri il piacere di poter intervistare proprio alla vigilia dell'inizio della prima serata Enrico Ruggeri, che ci racconta il suo rapporto con la tecnologia e poi altri tra i vincitori di questa edizione 2020, appunto le varie realtà autoriali che si stanno confrontando in queste serate per conquistare la vittoria finale di questa edizione 2020. Ascoltiamoli e guardiamoli insieme. Enrico, benvenuto qui a Musicultura. Ormai manca davvero pochissimo all'inizio e oggi sei stato da MedStore e hai avuto modo di poter, diciamo così, testare con mano, no? Un po' da vicino i nuovi modelli iPhone e tutti i materiali. Ecco, tecnologia e musica ormai è un binomio che cammina di pari passo. Sì, Dici un po' il tuo pensiero. la musica deve gestire la tecnologia, non lasciarsi travolgere, però ovviamente la tecnologia dà vantaggi enormi rispetto ai dischi che io facevo 30 anni fa. Insomma, ci sono parecchie agevolazioni, cambi di tono, ci metti un attimo a farli, tagliare un pezzo, non devi tagliare fisicamente il nastro. Insomma, ci sono una serie di cose che ti semplificano il lavoro. E poi in questo periodo è diventato lo strumento tecnologico facilitante anche a distanza, no? Per Beh, registrare, sì. non so con la band se hai avuto modo di poter registrare tracce, Sì, condividervele, in questo senso beh, anche. sicuramente, purtroppo è stato un periodo nel quale ci si poteva incontrare poco e la tecnologia c'è stata di aiuto. Dove può migliorare, secondo te, la tecnologia per il futuro? Ma Dove no, può essere dobbiamo un migliorare noi, saperla gestire. Internet è una grande occasione, i social sono una grande occasione, vanno gestiti con più coscienza. Forse può migliorare la tracciabilità, cioè non è possibile che chiunque possa insultare chiunque possa diffondere notizie false, andrebbero tracciati di più i personaggi, i soggetti. Grazie mille. Un Grazie a saluto voi. per MedStore. Ciao ragazzi, a presto. Grazie. Ti dico io che io sono veramente un disastro, nel senso che per quanto riguarda la fase creativa, non riesco a rinunciare alla carta, alla penna, a uno strumento. Quindi il mio approccio creativo è sempre poco tecnologico. Di contro non ti nascondo che ho degli ascolti o comunque mi piacciono tantissimo determinati tipi di suoni, suoni distorti, suoni soprattutto sulla voce. Mi viene da pensare alle voci di Saint Vincent che sono totalmente distorte, o comunque anche degli Arctic Monkeys, per esempio. Ed è un po' il suono cioè, su cui sono orientata. Quindi personalmente per me è fondamentale, nel senso che l'armonia è quella, è finita, nel senso che non è infinita, e quindi le varie combinazioni sono sempre le stesse, e non capire che anche il suono è una roba importante, comunque una roba che può aggiungere altro alla musica e che fa parte anche della creatività, è da folli secondo me. È importantissimo veramente collaborare, se non si è appunto in grado con persone che invece hanno studiato tanto, comunque cercano, ascoltano tantissimo, cercano di riprodurre, quindi giocano tantissimo con i suoni. Una cosa che mi fa impazzire è quando provi proprio a campionare dei suoni anche naturali, quindi prendere dei suoni che può essere una foglia, il rumore di una foglia, ed elabori quei suoni. Quindi secondo me la tecnologia continuerà a diventare una forma di creatività proprio per quanto riguarda l'aspetto sonoro, quindi il suono. Io sono una fan della tecnologia e assolutamente la tecnologia aiuta noi artisti a farci conoscere, quindi è veramente fondamentale in questo periodo essere bravi. Mi piacerebbe essere molto più brava con la tecnologia proprio perché so che ha un potenziale incredibile. Ad oggi, se vuoi esprimerti attraverso la tecnologia e lo sai fare, puoi. Quindi il mio rapporto è assolutamente positivo. Naturalmente non deve diventare una cosa che ci fa stare attaccati al telefonino, stare attaccati al computer, ma usata nel modo giusto è la libertà assoluta di poter fare quello che vogliamo. In questo periodo in cui siamo stati distanti, ti è stata d'aiuto anche per registrare, per trovare delle melodie, insomma, ti sei approcciata ulteriormente al mezzo Guarda, ti dico tecnologico? solo che a un certo punto mi si è rotto il telefono.
E quindi lì ho capito quanto fosse importante, al di là proprio degli affetti, non poter sentire persone, perché non potevo uscire di casa a comprarne un altro, e proprio che non potevo fare musica, perché adesso sul telefonino, sul computer, puoi veramente fare di tutto, quindi mi è mancata tantissimo. Io ovviamente nasco violinista, perciò il suono vero è importante. Sono cresciuta col legno, con lo strumento del violino, perciò posso dire da un lato che è importante la musica suonata. Non è vero, hai il violino elettrico. È vero. E questa, questa è tecnologia. Certo. Però è anche vero che il mio progetto è molto elettronico, perciò l'elettronica per me è importante e questa è la mia. Poi? Ma per me la tecnologia, nel nostro caso, è di grande aiuto. Ma usata con parsimonia, con parsimonia, lui dice. Certo, suonare uno strumento non c'entra nulla con la tecnologia. Perciò, tecnologia, però, tu che dici? Io dico che la tecnologia è importante, ma attenzione, perché non tutto quello non che abusate. Si vede nella tecnologia è vero. I musicisti bisogna valutarli bene dal vivo e non solo sentirli lì su Instagram o nei video, insomma. Attenzione! Io sono un performer, quindi non suono, ma lavoro con la musica, quindi per me più naturale è, meglio è. Però sono d'accordo più o meno con tutti loro, con parsimonia. Matteo, vai! Non ho sinceramente un'idea, però devo dire che è molto come comodo. Come l'ho detto io? Ma raga, ma che cavolo è? Però è comodo il fatto di avere l'accordatore. Ok. E anche la tracolla. No, sono d'accordo con lui. Perciò vive l'accordatore. Il pomello del volume, pure quello è importante. Perciò, in sintesi, viva la musica!